Bella Fra, ma tu sei Alberico? Bella Fra. Grande Fra, ti seguivo quando facevi video, le parodie erano bellissime. Lo so, i video, lo so, grazie, grazie. Vabbè Fra, bella, oh, ti stimo. Ciao bro, grazie mille. Grande Fra, Fra, ti seguivo quando facevi video, le parodie erano bellissime. E quindi che dici? Niente, ma non so cosa fare. Guarda chi sta passando. Oddio, Alberico. Sì, è più lui. Oh! Oh! Ma che stai combinando? Perché? Che sto combinando? Guardati intorno. Guardati. Tu lo sai. Tu lo sai. Renditi conto di ciò che hai fatto. Che cosa hai fatto? Lo so. Cioè, hai mollato tutto per un capriccio. Un capriccio? Ma non era un capriccio. Non te lo so spiegare, è complicato. Hai passato metà della tua infanzia, della tua adolescenza, sperando di farcela, ce l'hai fatta e poi hai abbandonato tutto, così, a caso, basta, io chiudo tutto, addio, ciao, perché? È tutto un casino, è tutto un casino. Eri quasi arrivato ad 1 milione su YouTube, ma renditi conto, 1 milione, da piccolo volevi arrivare a 10k, che per te era wow, 10.000, oh mio Dio, anche 10.000 views per te erano tantissime. Che hai fatto? Poi boom, addio, hai distrutto tutto. Bravo, complimenti. Bravo. Ora tu mi devi dire che cosa ti manca. O tu ora dimmi che cosa ti manca. Non sei cambiato, sei tu, sei sempre tu. Solo che sei cresciuto, come giusto che sia, come tutti. Sei solo cresciuto, ma sei sempre tu. Te lo dico ora, tu in questo momento vai lì, ti siedi e fai una parodia. Dai. Hai portato questo genere di parodia, quindi ora tocca a te ritornare e fare quello che hai sempre saputo fare. I video! I video! Ma mo vai e fai sta parodia, che mo è che mo le palle mi devono girare, eh! Ma mo va! Vado, 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 vado! Cusco! Oddio! Follettina! Grazie! Lo so che sarà un disagio incredibile. Che faccio? Clicco? Per ora tutto a posto. 4 secondi di video, per ora tutto ok. Tra un po' no. Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Già ho capito tutto. Oggi video collaborazione con la compatibile. Vi ricordate che avevo fatto un video per Cristina Bernardini? Ah, aspetta, ma voglio capire una cosa. Cioè, tu sponsorizzi anche? Ah, così? Cioè, tu sponsorizzi? Sulla sua azienda che produce caffè dove lavora lei? Vabbè, andiamo avanti, vediamo che cosa succede in questo video. E adesso noi la assaggeremo in diretta, ne faremo uno in diretta. Ma guarda un po', era proprio quello che stavo cercando. Guardare un video in cui si degusta un caffè e si dà un parere. Qui ci sono diversi gusti, bianca, verde ed dorata. Io ora vorrei capire, ma quanti anni hai? Non riesco a capirlo, ma scusami però, non offenderti, ma quanti anni c'ha? È scura, allora, se non sbaglio dovrebbero essere solo questi, sì. Adesso leggiamo, allora, quella dorata... Beh sì, vabbù, ho capito che ci stai facendo vedere i prodotti perché ti hanno pagato, devi farli vedere, però io mo voglio sapere, mo perché ormai mi è incuriosito, voglio sapere com'è il caffè, com'è il caffè? Noi andremo a provare, secondo voi quale proveremo? L'oro di Napoli, no? Oro di Napoli, ovvio. Napoli sempre nel mio cuore. Ci sta, onesto, anche per avere un po' di approvazione da napoletani, dire... Napoli nel mio cuore, umano, tu non lo so se sei napoletano, non lo so, non mi sono informato, perdonami. Non è nei miei interessi ora alzarmi la mattina e sapere che cosa fai nella vita. Che profumo, follettine e follettine.
Vabbè. Madonna mia. Che mi rappresenta? Madonna mia. Mettiamo la scialla qui. Chi l'ha fatto mai il caffè? Oh, io sono del sud, io uso la moca, ma che cazzo gli è la macchinetta del caffè qua? Giriamo la panopola che sta qui e aspettiamo che esce il caffè. Spegniamo la macchinetta. E il caffè è pronto. Bella cagata. Adesso lo zuccheriamo. Che fai, non lo zuccheri? Già fa cagare, più se non lo zuccheri. E qua ho fatto un casino, è caduta tutta l'acqua. Io ho dimenticato lo zucchero e il cucchiaino, vado a prenderli e torno subito, aspettatemi. Io qua sto. E chi se ne va? Eccomi qui tornata, follettini e follettini, adesso gli mettiamo lo zucchero. Ah, è arrivato il momento di mettere lo zucchero. Ah, finalmente. No, che cazzo fa? Lo assaggiamo perché deve essere squisitissimo. Deve, per forza, cioè non è che non deve, perché se il caffè fa schifo, fa schifo. Io metto cucchiai di zucchero abbondanti, quindi non fateci caso. Mi piace ben zuccherato a me il caffè. Ne mettiamo tre. Ho capito che a caffè ti piace zuccherato, però poi quando... Chi è il diabete? Entra, vieni! Ecco qui. Ma che cazzo? Mescoliamo bene e andiamo ad assaggiare. Beh, cari amici follettini e follettine, io questo caffè non lo bevo. Ecco qui. Madonna, che velo di caffè! È buonissimo, follettini e follettine! Ma no, quante dosi, che schifo! Per me che amo il caffè, guardate il massimo! Devi dire a me che è massimo! Che questo caffè è squisito, follettini e follettine. Giusto, mi hanno pagato. Non posso assolutamente dire che fa schifo. Buonissimo, spettacolare, un caffè delizioso. Compratelo tutti. Guardate. Buonissimo, davvero. C'è pure un pelo, ma... È buonissimo. Buonissimo, spettacolare, strabuono. Io vi lascio giù nell'info box la pagina di... Vabbè, ho capito. Ciao, saluti. Ora però voglio leggere una cosa. Voglio leggere i commenti sotto questo video. Follettina, come lo vuoi il caffè? È poco caffeinato. Sì, vai tranquilla, non ci facciamo caso. Io metto cucchiai di zucchero abbondanti, quindi non fateci caso. Facci prima sponsorizzare lo zucchero. Io vi amo, voi che commentate in questa maniera siete spettacolari. Chi è qui solo per leggere i commenti fantastici? Non lo so, Rick. Mi sembra amaro. Poi ridiamo e scherziamo, ma ci sono delle aziende che la contattano per delle sponsorizzazioni. Raga, dal momento in cui qualcuno riesce a fare delle visualizzazioni, giustamente un'azienda ti dice
Me ne sbatto di quello che fai, però se riesci a portarci del pubblico, io ti pago. Mi sembra anche giusto. Poi non lo so se l'hanno pagata o le hanno regalato il caffè, perché due sono le cose. O la macchinetta anche. Noi siamo a penso l'abbiano pagata, che cazzo se ne fa del caffè. Ma che voi che usate la macchinetta del caffè non capite niente, secondo me. La moca, con la montagnetta, con la montagnetta, non... il caffè che devi togliere il caffè da sopra, no, la montagnetta, deve starci un sacco di caffè sopra e farci la montagnetta, capito? Montagnetta. Beh, che dire, stupida non sei, insomma, perché uno stupido è un altro, quindi complimenti, un applauso, e ci fai soldi. Complimenti, tu hai capito tutto, tu hai capito tutto, tutto hai capito della vita. E detto questo, cosa manca? Cosa manca? Oddio, non faccio questa cosa da tipo una vita. Ma una vita! Curati e poi ne riparliamo. No, no, raga, non ci riesco. No, no, ci provo ancora. Curati e poi ne riparliamo. No, vabbè, raga. Ciao, ciaone. Ciaone, proprio. Dopo questa. Ciaone! 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 Ma che schifo. Ma no, che schifo. Io non vorrei dire. Ma che schifo. Sentite il suono per terra. Mamma, non uccidermi. Ti voglio bene, lo sai.